Questo dono diventa un dono ancora più grande, ancora più prezioso quando uno viene mandato come Don Davide, Fidei Domum, ad essere dono della fede lontano dalla propria casa, dalla propria terra, dalla propria chiesa diocesana, come avviene in questi mesi per lui. E allora questo ci ricorda la bellezza del dono, la bellezza della gratuità, la grazia del dono del sacerdozio, la preziosità. Questo e la preziosità di Don Davide, dei segni belli e grandi che ha lasciato dentro la nostra chiesa, dentro la nostra comunità pastorale. Io faccio questo momento di saluto e potremmo dire che già noi qua adesso sperimentiamo un po' cos'è la missione, perché i preti sono pochi, perché ci sarebbe piaciuto concelebrare tutti e cinque, e invece, come potete immaginare, ci sono le messe da celebrare nelle altre parrocchie, per cui io comincio adesso, Don Maurizio arriva durante, Don Emiliano alla fine, poi alla fine arriveremo tutti ancora, però Don Davide questo è per dirvi anche il nostro affetto, l'affetto anche di tutta la diaconia, dei preti, delle consacrate insieme a quello di tutta la comunità pastorale. Io so che come da tradizione ci saranno doni che verranno dati. Ne abbiamo pensato uno anche noi molto simbolico, perché poi ai preti non si sa mai cosa accade. Però come diaconia abbiamo detto, regaliamo una borraccia sulla quale c'è una scritta che vale non solo per te, ma soprattutto per tutti noi. È la frase di un missionario della concorrenza, che dice questa cosa: il rischio non è di chi parte, ma di chi resta. Questa provocazione la lascio a voi. Il rischio di chi resta perché molti di noi devono avere il coraggio di partire, magari tutti non avremo fine di dono di missione, la nostra missione, ma vi siamo chiamati a essere testimoni uniti, coerenti, contenti e credibili del Vangelo. Anche per questo, oltre che per Don Davide, allora crediamo in questa Eucaristia. Perché verso questo Signore Gesù che entra in noi possa esprimersi al meglio, ed è una questione grande, tutto ciò che opprime o schiaccia o determina la bellezza della nostra esistenza, della nostra fede, perché invochiamo così il Signore Gesù, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, chi è lei sono? Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù apparve agli undici, mentre erano a tavola. E li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto di sopra. E disse loro:
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recheranno danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Arrivando qui, mi sono domandato, ma cosa dirò? In questi giorni mi è chiesto di parlare molto, credo che sia volto a un altro, non è che mi piace di questo. E allora ho messo insieme tutti questi, poi sono arrivato e presentando l'altare, la lettura prima dell'inizio del canto della messa, sarà fatta una riflessione molto bella. Voglio ottenere quella sua condizione, già la riflessione molto bella, e io la farò in però io racconto cosa è successo 7 minuti fa, 10 minuti fa. Ero lì alla porta di ingresso, aspettando l'inizio della celebrazione. Appena ci siamo mossi con i piedi, seguendo il crocifisso, ci siamo rivolti verso l'altare, diretti verso l'altare, io avevo in mano il libro del Vangelo. E lo sollevato perché potesse essere visto un po' da tutti. E mentre camminavo, perché
Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore era disceso, ed Eunuco non lo vide. E pieno di gioia proseguiva la sua strada. Ecco, allora non mi nascondo che c'è qualche dispiacere di andare via questa parrocchia, di questa comunità pastorale. E però in questo momento, aperto forte questo richiamo dello Spirito, mi dice: va, come ha detto, accendere al passo e raggiungi quegli andanti, fermo di colui, parla, ascolta. Adesso no, ma ho questa speranza che, pieno di gioia, proseguirà la sua strada. E questo vuol dire che ciascuno di noi, in questi giorni diversi facendo di voi autori hanno anche manifestato un po' la resistenza di un saluto. E questo è da rispettare e non è da cancellare, però l'augurio e la speranza è proprio questo, che ci sia un momento di gioia, a motivo di quegli incontri, di questo incontro, del fatto che abbiamo camminato per un po' di tempo insieme, per qualcuno proprio una singola persona, per qualcun altro diversi anni, possiamo camminare ancora più di gioia. Questa è la speranza, questo è l'augurio, questo è la preghiera, questo è il desiderio e questa è anche una cosa da preghiera. Ecco, il mio saluto è questo, due parole, incrociare gli occhi di Gesù, magari anche attraverso l'immagine, e questo dire la gioia e camminare. Thank you.
Spirito. Allora, vediamo un po'. Intanto mi hanno consegnato una pala per dire vai a lavorare che è meglio. Grazie, parrocchia Sacra Famiglia, grazie Don Davide, hai seminato e coltivato. E allora, qualche volta l'abbiamo fatto davvero con i bambini di seminare, di piantare, di annaffiare. E qualche tempo fa, quando si è concretizzata questa possibilità della partenza, allora mi è venuto in mente il gesto bello di piantare un albero, ma naturalmente mi aveva già preceduto la fervida mente e fantasia di Gianna del gruppo missionario, e allora ci siamo incontrati con questo così segno, un albero da piantare. E pensando a quale albero, spontaneamente è venuto in mente l'ulivo, perché tanto è un albero bello e poi è anche evocativo di tante cose. E allora mi è venuto in mente questo albero di ulivo, proprio questo, che dopo lo potrete vedere magari, non è proprio bello, è un po' storto, mancano i rami da una parte, non è stato ben curato, ma non per negligenza di chi l'ha custodito in questi anni. Questo alberello, 9 o 10 anni fa, prima che arrivassi qui, l'ho trovato su un mucchio di spazzatura. E quando l'ho trovato, l'ho visto, mi è dispiaciuto. Era lì perché? Perché era magrolino, era quasi senza foglie, era tutto rinsecchito. Però mi è dispiaciuto. E allora l'ho preso. Io non sono un giardiniere, l'ho dato a mia sorella che ha il pollice super verde e ha ridato vita. Probabilmente questo albero è segnato da quella sorte un po' triste che gli avevano riservato, però è diventato un alberello e diventerà un signor albero, pur con questa storia di scarto in partenza. È vero, è tutto vero questo. E allora vi affido questo alberello, non bagnatelo troppo, e non è che tutti devono portare l'acqua altrimenti annega, però ogni tanto controllatelo, e perché anche l'alberello, come ciascuno di noi, ha bisogno di affetto, e sentirsi scartati, adesso non parlo dell'albero, parlo di noi, è certamente una delle esperienze peggiori che ci possano essere, per tanti motivi si può essere scartati, perché non si è capaci di, perché non si è abbastanza belli, perché non si gioca abbastanza bene a uno sport, perché si è un po' ammalati, perché si è anziani, per tanti motivi, perché si ha un colore della pelle diverso, perché e potremmo continuare all'infinito. E allora ecco, questo è un altro messaggio e segno che ci consegniamo a vicenda, di cercare di opporci a ogni manovra di scarto delle persone e magari anche delle cose, perché è meglio non buttare via quando si può recuperare. Ecco, allora sarà un alberello che ogni tanto parlerà anche di queste cose. Ci sono i sassi in fondo. Ah, apposta! Ma se io ci metto tanto al rinfresco non si fa più. Tre? È davvero? Non ci sta? Apposta. Dai. È fatta. Bravo. C'era.
solleva di là, mi cresceranno i rami di là, va bene, lavoro completo. È un po' su, Ti assorlo? No, mi piace così. No. Perché si rompe un po'. Io sono che bisogna tenere un po' speciale. Ah, ecco. Mettere le radici, se no... Ma siete tutti pensionati che guardate quelli che lavorano? Guarelli, come si dice? Guarelli? Con le mani così. Uno lavora e gli altri guardano. Comunque ti vediamo esperto. Bravo, bravo. Un po' di là anche Davide, scusa, grazie. È per l'esperto. Sì, bravo, bravo. Donna, intanto che tu lavori, come giovani dell'oratorio abbiamo pensato a una cosa da dirti, per cui tu intanto fai andare così. Allora, abbiamo pensato all'immagine famosa del dialogo del piccolo principe con la volpe, no? Nella parte finale, quando c'è l'addio, che il piccolo principe chiede un po' alla volpe che cosa ci ha guadagnato dall'addomesticare, no? Il piccolo principe, se poi sapeva che sarebbe arrivato il momento dell'addio. E allora, partendo da questa immagine, ci siamo che la volpe risponde: ci ho guadagnato il colore del grano, tutte le volte che guarderò i campi di grano mi verrà in mente il colore dei tuoi capelli. Partendo da questa immagine volevamo dire un po' quello che è stato il colore del grano che ci hai lasciato. Allora, volevamo partire da una parola che in realtà ci hai consegnato tu tante volte, che è eccomi. Questa parola così semplice, ma che allo stesso tempo, quando la senti, quando la ricevi, ti scalda il cuore. L'eccomi di una persona che si fa disponibile, che si fa vicino. Allora ogni volta che rispondevi al telefono, eccomi, dimmi Francesco, sono qui. Ogni volta che rispondevi a un messaggio, eccomi, ci sono disponibile, di cosa hai bisogno? E credo che tu ci hai insegnato che quell'eccomi è un atto di coraggio, perché ogni volta che qualcuno ci chiede una mano, ci chiede di scomodarci, di fare qualcosa, magari anche di andare lontano, per tanto tempo, in un posto poco conosciuto, con tante difficoltà, ma io credo che se c'è qualcosa che ci hai lasciato è che dopo quell'eccomi c'è tanta bellezza, ci sarà tanta bellezza, però dobbiamo avere quel coraggio di dire anche noi eccomi. Un'altra parola che ci hai insegnato un'altra cosa che hai insegnato a fare è aprire le porte. Aprire i cancelli, hai reso molto più stretta la collaborazione tra oratorio e parrocchia, hai aperto le porte del tuo cuore e ci hai accolto ognuno con le sue difficoltà, i suoi pregi, i suoi difetti. Ci hai insegnato anche a guardare al di là della nostra parrocchia con l'impresa dei mille, tanti anni fa, quando eravamo 1000 persone che si davano la mano a Magenta. Ci hai insegnato ad accogliere, a non fermarci al nostro piccolo orticello e andare oltre. E per questo ti ringraziamo, perché penso che la parrocchia, la comunità pastorale sia cambiata dopo il tuo arrivo. È cambiata un po' la vita di tutti noi e per questo ti ringraziamo. E il terzo tratto tocca a me, è quello della discrezione. Nel senso che penso che ciascuno di noi qua presenti ha potuto sperimentare come ti sei fatto nostro compagno, ma con quella discrezione, con quella pacatezza, con quell'accostarsi piano piano senza mai essere invadente, e hai fatto tanto. La domanda
che raccolgo da tutte e tre è quella: se saremo in grado di raccogliere questo testimone. Tu quest'estate ce l'hai dato il testimone, fisicamente anche. Vediamo se saremo all'altezza come comunità pastorale di essere i tuoi eredi. Joseph, dov'è Joseph? C'è un signore che mi perseguita, un amico che mi perseguita da 15 giorni perché vuole dire qualcosa. Allora io ho scritto la mia. Per Don Davide, un sacerdote santo. Qualcuno può dire, ma chi è questa persona? Che cosa sta facendo qua? Don Davide è un sacerdote santo per solo italiani. Mi dispiace di dirti che non sia vero, perché Don Davide è un sacerdote santo per italiani, africani, americani, musulmani e tutta la gente nel mondo. Per questo motivo che lui va a Cuba. Il suo amore è per tutti i cristiani, musulmani, ebrei, disabili, malati e così via. Tutti noi siamo tristi di vederti via, specialmente i bambini e gli anziani. Però non dobbiamo essere troppo tristi, perché il tuo amore, la tua santità, il tuo dono che Dio ti ha dato durante il tuo battesimo non è solo per noi, ma per tutta la gente nel mondo. Don Davide, sei un buon sacerdote, sei un santo fra la gente. Grazie a Dio per un santo che celebrava la Santa Messa con noi. Grazie a Dio per un santo che è vissuto con noi. Dio ti ha fatto come un strumento. Dove c'è odio, Don Davide semina l'amore. Dove c'è offesa, Don Davide semina perdono. Dove c'è dubbio, Don Davide semina fede. Dove c'è discordia, semina l'unione. Dove c'è errore, semina la verità. Sto dicendo la verità perché l'ho visto ed io sono testimonianza. Ho capito bene che Don Davide non ci lascia da soli. Come Gesù ha detto ai suoi discepoli, che non vi lascio da soli, vi darò un consolatore, lo Spirito Santo di guidarvi. Così Don Davide ci lascia nella mano di Don Stefano. Grazie mille e tanti auguri, e Dio ti benedica. Rose, guarda che fanno santo quando uno è morto, eh. Speriamo che non succeda oggi. Grazie, grazie. Solo dire grazie di tutte le belle cose che abbiamo fatto insieme. Speriamo che abbiano aiutato ad accrescere comunque positivamente quella che è la vita nel quartiere. Noi faremo del nostro meglio per continuare e rimanere poi in contatto anche a distanza, sarebbe una cosa fantastica. Un piccolo pensiero dalle mamme dell'associazione. Servirà per il viaggio, sicuramente.
Pronto? Sì, volevo dire che questo dono è a nome di Ampi Magenta, per te. Grazie, anche se vi ho fatto lo scherzetto. No, grazie, grazie. Andiamo sul privato, lo facciamo tra un secondo. Noi invece possiamo spostarci davanti alla chiesa perché poi diamo inizio al rinfresco.